deixar o colega assim. Sempre que estou andando a firmar. Ah! Estou andando a frente para a passione. Madonna. Ah, ogni tanto mi vengono in mente le cazzate che hanno sparato sulle mega. Vabbè. Qui sto facendo una petizione per comprare degli ombrelli da portare in Svizzera, perché presto piove, porca miseria, che pioggia che c'è via giù, madonna, ragazzoli miei carissimi, mamma mia, oh. E sono sia qua. La settimana un po' del cazzo è stata, io dico sempre che devo riprendere a fare video tutti i giorni e non riesco più a farlo, cioè non trovo magari argomenti, cioè argomenti ce ne sarebbero pure, cose, è un periodo un po' così, che va avanti da un bel po', è un po' particolare diciamo, perché tra il Covid, una cosa e un'altra, non si ha mai voglia di fare niente, non sono mai in compagnia, perché comunque purtroppo è così, non sono mai in compagnia, ultimamente manco più con gli amici dei videogiochi, quindi potete immaginare, no? Sempre lì, così. Le giornate non è che passano tantissimo, poi ve l'ho detto, sto facendo tre lavoretti che mi portano a casa neanche metà stipendio, però che devo fare, così, faccenda, così, se non c'è altro si prende su quello che c'è e si fa quello, per forza, appena riaprono, niente, ho parlato anche con degli amici, tutto quanto, puntiamo tutto su bonsai, quindi, perché abbiamo provato a cercare anche lavoro, mi hanno aiutato qua in zona, ma purtroppo è troppo piccola la zona, non essendo autopunito è un problema, quindi mi hanno detto ti devi inventare qualcosa e fare quella, visto che bonsai comunque so già fare tutto quanto, inizierò a fare bonsai e per venderli mi affiderò al tubo, ad altre cose insomma, per altri siti, vediamo insomma, anche perché poi diventare la bancherella del bonsai sul tubo direi anche di no, però insomma le piante ve le faccio vedere, facciamo insieme tutto quello che è, ragazzi miei carissimi. Poi mi raccomando, non travisate il messaggio della settimana scorsa, a me fa piacere parlare con voi, a me fa molto piacere parlare con voi quando mi scrivete su Telegram, quando mi scrivete su dappertutto, adesso sono un nuovo ragazzo, signori Taci, che si parla, si sta in compagnia la notte quando sono su Twitch, così ci facciamo compagnia, passatemi a trovare tra l'altro lì sul Teggione, passate a trovarmi, ragazzoli miei carissimi, e si sta in compagnia, si sta lì così, e a me fa piacere sentirmi parlare e tutto quanto, però ci sono tante persone che poi vorrebbero un aiuto e io quello non glielo posso dare, nel senso che appunto non ho studiato, non sono né psicologo, non lavoro in un certo, anche se ormai veramente, e quindi io quello che posso fare lo faccio volentieri, però quando ci sono delle problematiche un po' più grandi bisogna sentire dagli esperti, ecco, tutto qui ragazzoli miei carissimi. Oggi fa frescaldo, oggi fa veramente frescaldo, ma io sento abbastanza frescaldo, sarà che perché sono vestito un po' leggerino, ma va bene,
Non c'è problema, non c'è problema. Tanti mi chiedono, ma la pozione, mai, la pozione l'hai tolta? No, raga, rimango fermo lì, a 80, Cretè. rimango fermo lì. Meno da zoo. No, 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 non ci penso neanche. C'è stelle nella Non ci vita. penso neanche andare giù, rimango fermo lì C'è e stelle fino vegeto. a... Sei in pensione. Vegeto lì, vegeto, Non è che ti muovi, ti vegeto avvia. lì ragazzi, perché poi ho sempre paura di cadere cose e se si ricade adesso non esci più, è veramente, se cado adesso perdo altri 10 anni e non mi pare proprio il caso, porca miseria. È una scocciatura, per carità, è una scocciatura tutti i giorni, sto beberone, sta cosa, è una scocciatura, però che devi fare? Devi fare una scelta, o così o poi, per forza, perché noi non siamo fatti per stare senza così, per stare senza niente, non ce la facciamo, c'è qualcosa che non va in noi altri, quindi è così. È così ragazzuoli, siamo nati sbagliati, che miseria. E va bene, va bene. Adesso niente, vado qui a prendere il mio peperone, vado a prendere la colaziao, e poi sono in diretta, poi sono in diretta sempre sul sito Viola. Venitemi a trovare, specie la signorina Cyberella, venga, venga a trovarmi sul sito Viola, venghi, venghi a trovarmi, venite tutti a trovarmi sul sito Viola, il Sciormicillo, tutti, tutti, tutti sul sito Viola, ragazzi. Che tanto sul sito Viola non so cosa ci sia di così difficile da fare, da per registrarsi, non l'ho mai capito, tanta gente mi ha detto, ma è difficile da usare, ma tale quale a YouTube, tale quale, solo che se io non sono in diretta, al mio posto ho messo altri canali che trasmettono sul mio. Quando io vado in diretta, ricevete una notifica sul telefono, il mic è in diretta e lì potete venire e mi trovate in diretta. Se poi volete vedere i video vecchi, andate sul Mike 87 e andate sui video vecchi, le live vecchie, che Twitch le tiene fino a 2 mesi, mi pare, 2 o 3 mesi, roba del genere. Quindi non c'è niente di difficile, ragazzi, veramente. Poi possiamo parlare a voce, possiamo dialogare, parliamo di tutto, ragazzi, veramente di tutto. Quello fatta cena. Parliamo di Pranzo. tutto, infatti io dovevo anche fare il format, dovevo fare il format della cucina, però il problema è che ovviamente chi mi segue da più tempo lo sa che con la nonna è un po' un problema. Facciamo il Dobbiamo pietrino, facciamo così. organizzarci, ragazzi, non, perché non sappiamo se posso, lassù non penso di poter fare niente perché manca fornelli, tutto, manca tutto. Vediamo, vediamo ragazzi, il 28 è il mio compleanno, il 28 è il mio compleanno, ne faccio 34, Madonna raga, 34, La tua età, la mia testa. mamma mia ragazzi, sono vecchio veramente, mi sembra ieri che giravo col motorino, che tornavo a casa alle 6 del mattino, quando acceleravo, Madonna si sentiva, Madonna cosa? Mi sentivo arrivare qua di notte. No, dicevo, sta arrivando, ma dove è andato? Una comacchia blu, si sentiva le Mi merda. sentivo quando ero comacchio, porca puttana. Madonna. Cioè, Lo arriverà, ma scooter. dove è andato? Dici, pian Madonna, piano. facevo una confusione di notte quando arrivavo giù per arrivare a San Giuseppe. C'è una strada dalle donazioni che porta a San Giuseppe. E lì mi potevi sentire a casa mia, quando aprivo si sentiva, Madonna.
che panico faceva quel motore, però andava, era soddisfazione. Era soddisfazione. Poi sono cambiate le leggi, cambiato tutto. E vabbè, però quel motore lì c'è ancora, dico la verità, è ancora lì, perfetto, perfetto, c'ho le chiavi, i documenti, c'è tutto, però purtroppo c'è pezzi nuovi ancora su. Dispiace, dispiace, perché madonna, avevo fatto un bel motore, ci avevo speso un fracco di soldi, mamma mia, fracchi. Mi sa che io sono arrivato, ragazzi, a destinazione. Sono arrivato a destinazione. Casomai vi parlo, vi posto qualche video che parlo della mia gioventù con la mamma. Vi parlo della mia gioventù. Ma che te sei d'accordo? Infatti. Ciao ragazzoli, ci vediamo su. Dai, venitemi a trovare su Twitch. Ciao gente, vado a prendere il pocio.